247.000 visitatori provenienti da 52 paesi e 1.800 barche esposte. Sono i numeri dichiarati dagli organizzatori del Boat di Düsseldorf, la più importante fiera europea, insieme al Cannes Yachting Festival, che è il primo trampolino di lancio delle anteprime mondiali. Anteprime mondiali che non mancano mai nemmeno al Boat. Vediamo allora quelle di quest'anno in questa carrellata veloce. Iniziamo con il Sea Ray 400 Sun Dancer. Interni dallo stile avvolgente, tanto legno, belli accostamenti di colore e la plancetta con scala scomparsa sono solo alcune delle caratteristiche di questa americana nata per sedurre in ogni angolo del Mediterraneo. È lunga 13,26 m e ha due cabine. Di tutt'altro genere è la finlandese Axopar 24, non un semplice open, ma una barca con tanta grinta e disponibile anche con il tettuccio rigido con la tuga. Molto ben rifinito a bordo, questo 7,60 m dispone di due cuccette il WC chimico. Più fascinoso invece è il nuovo Invictus 190 FX, un gioiellino italiano di 6 metri dal design originale che dà luogo a una barca veramente di classe. E a proposito di classe, ecco una grande novità. È il Frauscher 1414 Daemon, il primo 14 metri che porta nel mondo dei grandi cruiser l'affascinante stile del Gentleman Racer, su cui il cantiere austriaco ha basato tutta la sua gamma di motoscafi. A guardarlo da fuori non sembra, ma a bordo nasconde due cabine davvero sorprendenti per volume e stile. Sono tantissime inoltre le chicche da scoprire, ma qui il tempo non ce lo permette, però se andate dall'importatore italiano che è Nautica Feltrinelli rimarrete senz'altro piacevolmente sorpresi. Torniamo in Italia per scoprire un'altra barca di classe e bel design, che è il nuovo 42 Fly di Sessa Marine, un 13,10 m con due cabine e due bagni. I partenopei di Firth invece hanno puntato sul nuovo hardtop più avvolgente per il 44 Genius, per adeguare questo bell'open di 13,86 m ai mercati del nord. Apparentemente di stile nordico, ma italianissimo e perfetto per navigare in Mediterraneo, è il nuovissimo Arcadia Sherpa, un 16,80 m che strizza l'occhio ai super yacht. È infatti estremamente personalizzabile e questo primo esemplare presentato al Boat ha una vasta estensione aperta del pozzetto e all'interno due cabine. Gli inglesi di Princess invece hanno presentato due novità, fra cui la barca più grande esposta quest'anno al Boat, che è il Princess 30 metri. È un super yacht con la cabina armatoriale a prua del ponte principale ed è avvolta da vetrate sia ai lati sia sul celino per una vista panoramica e una luce senza pari. Gli sta dietro, ma solo in termini di metratura, il Princess 75 motor yacht, un 24 metri con quattro cabine sotto coperta e un salone sul ponte principale totalmente vetrato nel perimetro. Un altro 24 metri, questa volta un Explorer, è stato esibito dai tedeschi di Drettman, anche se in realtà la barca è stata costruita negli stabilimenti olandesi di Acico Yachts. Costruita con lo scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio, questa navetta long range ha fra le sue particolarità due pod indipendenti e può navigare a una velocità massima di 12 nodi. A bordo ha tre cabine. Passiamo ora ai gommoni, dove c'è una grande novità italiana. Il cantiere siciliano Saver ha infatti messo piede in questa sfera di mercato e proprio qui al Boat è esordito in anteprima mondiale con tre modelli. La nuova gamma si chiama MG e al momento comprende il 510, il 580 e il 710. Valiant ha invece presentato i nuovi 580 e 630 Limited Edition. Commercializzati in package con motori Mercury, sono performanti per lo sport, ma anche per il puro divertimento di scorrazzare in piena planata.
L'ultima novità riguarda Marina di Varazze. Al BOT il Porto Ligure ha infatti presentato le sue nuove strategie di sviluppo che mettono al centro dell'offerta servizi personalizzati come il Luxury Concierge e proposte commerciali su misura. C'è tutta una serie di servizi di assistenza per supportare maggiormente i clienti nella scelta e nell'organizzazione degli itinerari e del tempo libero con uno staff sempre disponibile. Gastronomia, cultura, ma anche divertimento e vita notturna, relax e benessere, dalle terme allo sport, fino ai più piccoli servizi a bordo e a terra. Ecco cosa vi aspetta Marina di Varazze per la vita oltre alla navigazione. Insomma, a Marina di Varazze ci si approccia per cercare il posto barca e si scopre un mondo davvero coinvolgente sotto tutti i punti di vista. Mentre Azimut, in occasione del lancio del nuovo 66, ha annunciato 14 nuovi modelli nei prossimi 3 anni, compresi i restyling, senza però rivelarne alcuno, Ferretti Group al BOT ha mostrato 3 anticipazioni. La prima è il Ferretti 450, è il più piccolo della gamma ed è un 14 metri con ambienti lussuosi e raffinati. Dispone di 2 cabine con l'opzione di una terza con letti a castello, mentre i bagni sono sempre 2. Per la vita all'aperto sono previsti i classici allestimenti per una barca flybridge di questo genere. La seconda anticipazione è il Ferretti 850, che con i suoi 26 metri si pone invece nelle alte sfere della gamma Ferretti Yachts. Qui la seconda opzione di layout riguarda il salone sul ponte principale per una diversa collocazione della cucina nella zona accanto alla timoneria. Sotto coperta sono previste 4 cabine con bagno più altre 2 al vertice di prua per l'equipaggio. La terza novità ha marchio Pershing, ed ecco come sarà il nuovo 5X che andrà a sostituire il glorioso Pershing 50. È un 16,5 metri di gran classe con 2 cabine, 2 bagni e un quadrato con dinette e cucina. Sarà anche il primo Pershing a essere disponibile, oltre che con le trasmissioni eliche di superficie, anche con 2 IPS 950 da 725 cavalli, a dimostrazione della validità di queste installazioni Volvo anche sulle grandi barche sportive ad alte prestazioni. Mercury ci aveva già stupito con il nuovo Verado Racing 400R, il primo fuoribordo da 400 cavalli. È un 2006 di cilindrata con un'incredibile potenza di 153 cavalli per litro, ma finora poteva essere commercializzato solo negli Stati Uniti perché in Europa non aveva l'omologazione per il diporto. Ma la notizia di oggi è che, finalmente, il Verado 400R è omologabile anche da noi. Come del resto era già previsto, proprio di recente infatti la normativa europea si è allineata a quella americana e ora non ci sono più ostacoli legislativi che impediscono a qualunque diportista di mettersi sullo specchio di poppa questi motori. Il Verado 400R è nato per equipaggiare le imbarcazioni gommone ad alte prestazioni e promette livelli impareggiabili di coppia e accelerazione dal regime minimo fino a quello massimo di 7000 giri al minuto. Naturalmente dispone della tecnologia Joystick Piloting for Outboards e del sistema di manette DTS che con la precisione del digitale offre un cambio morbido e una risposta istantanea dell'acceleratore. Il Mercury Racing Verado 400R è disponibile nei classici colori Phantom Black o Cold Fusion White. Suzuki invece ha presentato 3 nuovi piccoli, sono il DF6A, il DF5A e il DF4A, progettati per essere facili da gestire sia in acqua sia a terra. Fra le caratteristiche principali infatti spiccano il peso di soli 23,5 kg, le 2 maniglie per la presa e il trasporto, un nuovo sistema di lubrificazione forzata e l'introduzione, per la prima volta su motori di questa potenza, del filtro dell'olio. Possono inoltre essere posate a terra in orizzontale su tutti i lati senza alcun problema, perché il nuovo sistema di alimentazione è a caduta di carburante, quindi una volta rimesso in piedi il motore, la benzina ritrova il suo naturale flusso. Infine uno sguardo anche al look, per notare la nuova grafica e un nuovo colore chiamato Nebular Black, che a seconda dell'angolazione della luce può sembrare nero uniforme oppure metallizzato.